Ciao amici di Fantapazzo, oggi partiamo con un nuovo video, modifichiamo un po' anche la qualità dell'audio, anzi è arrivato questo microfono da poco, quindi partiamo, anzi naturalmente fatemi sapere se l'audio si sente meglio rispetto ai video precedenti, quindi datemi magari un feedback e quindi un piccolo investimento per cercare di migliorare la qualità dei video, che poi chiaramente ce ne saranno altri durante l'anno. Insomma, abbiamo intenzione di far aumentare la qualità dei video e di aumentare anche proprio i video in generale durante la stagione. Quindi vi terremo compagnia tutto l'anno fino all'Europeo, poi faremo il Fantaeuropeo e poi fino alla prossima stagione, dove non vi annuncio ancora niente, ma insomma abbiamo intenzione di fare grandi e belle novità. E poi pian piano magari vi darò qualche indizio e poi più avanti ne parleremo, verso fine anno comunque ne parleremo, fine stagione ne parleremo sicuramente di più. L'unica cosa che vi chiedo naturalmente è un like, l'iscrizione naturalmente al canale se volete essere aggiornati sia quando parte la live, perché ne faremo tante, perché secondo me voglio fare tanti video, vogliamo fare tanti video, però è chiaro che la live ha un altro impatto la possibilità di interagire con voi, sempre per discutere di calcio e di fantacalcio, naturalmente, perché Fantapazzo è una piattaforma che vi permette di gestire le leghe di fantacalcio, quindi chiaramente il focus è sempre su quello. Però è chiaro che, insomma, parlare di calcio è sempre bello, parlare di calcio con voi mi fa molto piacere, interagire appunto, come dicevo. Naturalmente i video saranno quasi sempre in ottica fantacalcio, ma non solo, perché comunque cerchiamo l'argomento, perché poi alla fine il giocatore di fantacalcio nel 99% dei casi è un appassionato di calcio, anzi prima un appassionato di calcio che di fantacalcio. E quindi per oggi comunque partiamo con un'analisi di tre giocatori che non hanno praticamente giocato. In realtà sì e no, nel senso sono entrati. Tsatsidiakos ha giocato la settimana scorsa la prima partita con il Cagliari, quindi insomma è entrato qualche volta. Isaksen, anche lui è subentrato un paio di volte, però insomma per pochissimi minuti. Quindi diciamo oggi vogliamo partire con questi calciatori, poi la settimana prossima vediamo, anzi magari datemi anche qui un consiglio su cosa volete vedere nel nostro canale, al di là delle analisi di fantacalcio, come dicevo appunto le aste sono quasi finite, quindi per adesso si parla di valutazioni rosa, di scambi, di possibili scambi, di mercato di preparazione, poi anche durante l'anno, perché chiaramente tutti quanti lo fate anche durante l'anno, anche bisettimanale, settimanale, insomma, poi magari ditemi anche voi come agite con le varie opzioni del mercato, poi si arriverà naturalmente a gennaio. Io diciamo per presentarvi questi giocatori, rispetto a come feci quest'estate, voglio utilizzare una lavagna tattica, quindi passo subito su questa lavagna tattica, dove vi posso spiegare magari meglio che tipo di giocatori sono questi tre, e naturalmente in ottica fantacalcio, in ottica sia calcistica che fantacalcistica. Quindi partiamo con questa lavagna tattica. Diciamo partiamo da Lidström, che nell'Eintracht Francoforte ha giocato soprattutto in questa zona qui. Lasciate perdere i numeri, perché comunque mettere i numeri era un po' più complicato, si possono aggiustare, ma comunque diciamo che per un'analisi così base penso che possa andare bene così. Quindi questo Lidström molte volte qui giocava soprattutto Sow, che poi è andato al Siviglia, l'obiettivo della Lazio. Qui giocava Kamada molto spesso, però anche qui giocava Kamada, Goetze, Kolomoani in attacco e Lidström. Spesso si alternavano soprattutto Kamada e Lindstrom, ma anche Goetze, c'erano anche comunque altri giocatori, però insomma normalmente Lindstrom giocava in questa zona qui. Quindi questo era il modulo dell'Eintracht Francoforte, un 3-4-2-1 con Lindstrom appunto che giocava o a destra o a sinistra. Diciamo che soprattutto quando giocava a destra, Lindstrom era un giocatore che veniva molto incontro e si trovava molto spesso sulla fascia, quindi diciamo la sua zona di competenza era soprattutto questa. Però molte volte invece lo vediamo, c'è un gol contro l'Union Berlino, se non ricordo male,
che forse avrete visto tutti negli highlights del giocatore danese, in cui si trova qui sulla fascia, accelera e poi entra in area e fa una doppia finta e poi segna in questa maniera qui. Ma senza che vi faccio vedere quel gol, insomma, diciamo che lui ama agire in questa zona qui, questa zona offensiva. Lui comunque è un giocatore di una tecnica straordinaria, insomma, dal punto di vista tecnico assolutamente nulla da dire. Secondo me a volte è un po' troppo leggero nei contrasti ed è un po' troppo leggero anche sia nei contrasti difensivi, perché magari non lo vedete molto arrivare in questa zona qui. Lui praticamente gioca solo nella metà campo avversaria. Scende, ma con poca convinzione scende indietro. Quindi diciamo, lui tendenzialmente gioca in quella maniera lì. Naturalmente poi vediamo che è un giocatore che si accentra anche molto, però naturalmente a noi interessa come può giocare nel Napoli, quindi andiamo a cambiare in una linea 4. Questo è il 4-3-3 di Garcia, che in realtà spesso sta diventando un 4-2-3-1, diciamo questo è Lobotka, Zielinski e Anghissa, Osimhen, Politano e Kvaratskhelia. Dove può giocare Lindstrom? Molti hanno detto che poteva giocare qui, dove poi ha giocato spesso anche Raspadori, in realtà Raspadori ha fatto anche la seconda punta del Genoa, contro il Genoa. Diciamo che la zona è più o meno quella che abbiamo visto con l'Eintracht. Però secondo me sulla fascia lo interpreterebbe in una maniera completamente diversa da Politano, che comunque è un giocatore che gioca molto largo, anche se poi spesso si accentra, perché comunque lui ha il mancino per provare appunto il tiro da qui. Potrebbe giocare anche al posto di Kvaratskhelia, però secondo me, visto che comunque Garcia sta continuando a provare il 4-2-3-1 in cui Anghissa si accentra, Lobotka si sposta un po' e Zielinski avanza, diciamo che lui potrebbe anche fare qui, potrebbe anche prendere il posto di Zielinski con Politano. Diciamo che un 4-2-3-1 in questa maniera qua non lo vedrei molto male. Secondo me è il ruolo ideale di Lidstrom. L'unica cosa, naturalmente, è questo tipo di modulo. Secondo me, più che Lobotka, mette in difficoltà molto Anguissa, che comunque è un giocatore che ha tre, un po' come Loftus-Cheek, che se avete visto il video qualche tempo fa ne parlavo, più o meno può essere simile come tipo di giocatore, dove, che magari a due rende poco, mentre a tre rende molto di più. Quindi diciamo, più il modulo è più fastidioso, diciamo, soprattutto per Anghissa, secondo me, piuttosto che per Lobotka, che comunque avesse un giocatore diverso dal fianco potrebbe farlo meglio, però invece sarebbe ideale per Lindstrom. Naturalmente, in caso di 4-3-3, Lindstrom può giocare o adattarsi come mezzala, però appunto non dà un contributo difensivo come può dare magari qualche altro tipo di giocatore, quindi potrebbe essere un po' troppo offensivo in quel caso. Oppure adattarsi a destra, sì, adattarsi anche a sinistra, ma comunque giocando con le sue caratteristiche, quindi accentrandosi molto per lanciare magari Osimhen in velocità, insomma prendere la palla. Lui spesso lo faceva con Colomani, che magari da qui ci sono un paio di azioni in cui prende la palla qui e il Colomani si butta nello spazio e lui gliela passa molto bene, perché come detto appunto tecnicamente è un giocatore veramente superiore. Come detto appunto, secondo me le incognite sono soprattutto fisiche, nel senso che fisicamente non è molto robusto e quindi nei contrasti, appunto, sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva, può soffrire qualcosa in più. Diciamo che è anche da valutare nell'ottica della personalità, perché comunque nell'Eintracht ormai aveva. È vero che lui è passato comunque da qualche anno, era passato all'Eintracht, al campionato danese, e ha fatto comunque molto bene. Quindi comunque un primo step l'ha fatto, però insomma passare in una squadra da Champions, campione d'Italia, quindi con tutte le responsabilità del caso, può
può essere sicuramente un problema per lui, però insomma, sinceramente io lo dissi anche qualche tempo fa, non penso che possa essere un crack dal punto di vista fantacalcistico, perché comunque parte come alternativa ed è difficile secondo me, infatti per il momento è che sta diventando difficile il suo inserimento, poi penso che pian piano entrerà nelle rotazioni. Però ci metterà secondo me un po' di tempo perché appunto è difficilmente collocabile in un 4-3 come strutturato come quello del Napoli, perché comunque Politano il suo lo fa quasi sempre, quindi semmai in questo momento è Kvaratskhelia che sta facendo un po' di meno, però insomma mettere in discussione Kvaratskhelia dopo l'anno scorso è un po' più complicato. Quindi diciamo che io dicevo più o meno un 1,5-2% esagerando come cifra massima, e se lo ribadisco, perché secondo me non è un giocatore molto forte, molto tecnico, però appunto ho dei dubbi sul suo effettivo inserimento nel Napoli, soprattutto in questa prima parte di stagione, che comunque è quella che conta maggiormente, perché difficilmente si fanno, tutti quanti noi ragioniamo in ottica quasi immediata e quindi magari alla lunga potrebbe prendere molto più spazio, fare qualche bonus, rete o gol o assist in più, però insomma nei primi mesi potrebbe anche soffrire, comincerà a giocare, ma insomma secondo me è difficile collocazione da titolare. Passiamo invece a Chatzidiakos, che abbiamo visto in realtà addirittura esterno, braccetto di sinistra, diciamo come si usa dire adesso nel 3-5-2 della settimana scorsa. Lui comunque tendenzialmente destro, tant'è vero che ha giocato spesso, abbastanza spesso, insomma, anche con la Z, con la Grecia stessa come terzino destro. Naturalmente ha giocato anche molto come centrale, quindi nel 4-4-2 classico di Ranieri lui dovrebbe fare qui Zappa, Chatzidiakos e un altro centrale qui che può essere Dossena, Obert o Vitiesca. Però il fatto di avere questi quattro centrali comunque molto validi, secondo me porterà Ranieri appunto a provare molte volte la difesa a 3, un 3-5-2 dove può sfruttare tra l'altro anche Nandez, che la settimana scorsa non ha giocato, però normalmente può fare anche l'esterno a destra, magari anche meglio per Augello qui a sinistra, per lo stesso Azzi. Diciamo che però Vitiesca e Dossena sono destri, Obert sarebbe sinistro, quindi diciamo una difesa con Chatzidiakos, Dossena che comunque rende meglio come centrale e Obert potrebbe essere meglio a 3. Difficilmente, secondo me, lo vedremo terzino destro. Secondo me, in quel caso lì, se dovesse giocare con Chatzidiakos e due centrali, lo vedremo come la settimana scorsa con la difesa a 3 e non con il 4-4-2 con Chatzidiakos terzino. Quindi, diciamo, ha fatto il terzino della Z qualche volta, lo ha fatto appunto anche della Grecia, però secondo me lo vedremo poco terzino con Ranieri. Diciamo un giocatore che non ha una qualità tecnica straordinaria, anche se ha un buon discreto passaggio. Un discreto passaggio, secondo me, qualche volta ha qualche amnesia in fase difensiva, più che altro dopo aver magari fermato un avversario, quasi tende a fermarsi, quindi non è sempre concentratissimo sull'uomo. Magari se il giocatore gli scappa alle spalle, diciamo se un giocatore lui si trova qui e un giocatore gli scappa alle spalle, lo prende alle spalle o addirittura da questa posizione che magari attacca diciamo la zona sinistra, lui non sempre lo segue bene. O comunque appunto anche in questo caso magari c'è un'azione che passa da queste parti. Lui spesso tende più a guardare la palla. Per esempio, un'azione del genere in cui magari l'avversario si trova qui, c'è questo giocatore alle spalle, lui in questa situazione qui tende a guardare, anche se qui c'è un compagno,
lui comunque tende a guardare sempre il pallone, quindi diciamo questo è un errore che io ho visto fare soprattutto quando ho avuto modo di vedere qualche sua partita. Quindi magari concentrato lui sul pallone, gli scappa l'avversario alle spalle e chiaramente con un passaggio così, se lui se lo perde, questo è gol 9 volte su 10. Quindi diciamo questo è soprattutto il difetto che io ho visto in Tsatsidiakos, che nel complesso è un difensore comunque valido, esperto, appunto ha parecchie presenze con la Grecia, insomma, presenze anche nelle coppe europee, quindi è un giocatore di livello. Però appunto questo difetto secondo me è quello principale. Nonostante tutto io credo che, a parte giocherà tanto, quindi già questo è un punto a suo favore. Ed è un giocatore che comunque, al di là di questa amnesia che spesso io ho visto fare, penso che comunque possa essere un giocatore valido. È chiaro che non parliamo assolutamente di un primo slot, ma neanche di un secondo e probabilmente neanche di un terzo. Però già dal quarto slot in giù si può pensare di metterlo in rosa, perché comunque, anche se il Cagliari secondo me rischia parecchio, perché comunque sono tante le squadre che rischiano, abbiamo visto insomma l'Empoli, la Salernitana che non hanno fatto un bel weekend, ma ce ne sono anche altre, però in cui c'è anche naturalmente il Cagliari, soprattutto perché è una squadra che segna poco. E dal punto di vista difensivo, secondo me anche con l'ingresso, come abbiamo visto la settimana scorsa, di Prati, nel 3-5-2 che abbiamo visto con Dejola e qui Prati e Makumbu soprattutto, che giocavano più interni, diciamo, quindi Prati, che è un giocatore secondo me molto valido dal punto di vista tecnico, un buon regista, con Prati a centrocampo secondo me guadagna rispetto a Sulemana dal punto di vista della qualità, perché Sulemana e Makumbu sono perfetti nel bloccare le linee di passaggio con i piedi. Se avete visto anche il video su Makumbu di qualche settimana, di qualche mese fa ormai, probabilmente di luglio, è un giocatore che appunto a me piaceva proprio per quelle caratteristiche, però tecnicamente non è valido, a differenza di Pratica invece sa gestire bene la palla. Quindi diciamo in generale, facendo un discorso complessivo e finale, Tsatsidiakos secondo me è un giocatore da quarto slot. Ci si può spendere magari un 1%, 1% del vostro budget. Potrebbe essere anche un qualcosa di meno poteste prenderlo, però insomma 1% del budget potrebbe essere anche una cifra valida. Analisi con Isaksen, terzo giocatore che analizziamo, che comunque abbiamo visto poco, e che comunque giocherà secondo me molto poco, quindi vediamo. In realtà lui giocava col 4-3-3, forse anche qualche volta anche col 4-3-3 in Danimarca con Midtjylland, la squadra che comunque l'anno scorso ha battuto anche la Lazio. Lui segnò addirittura, se non sbaglio, addirittura sia all'andata che al ritorno, ma sicuramente all'Olimpico mi ricordo un gol dove fece una grande giocata, un tiro all'angolino che beffò il portiere, credo Provedel, però vado sinceramente proprio a memoria su questo, che fosse Provedel e non Maximiano. Diciamo, ovviamente lo ipotizziamo in un 4-3, quello di Sarri, ovviamente, in cui c'è Immobile. Lui tendenzialmente gioca, lui è bravissimo con entrambi i piedi, già questa è una cosa che almeno per me è veramente fondamentale, perché ci sono tanti giocatori che utilizzano un solo piede. Ok, sono veramente forti, però insomma, non utilizzare un solo piede ti porta comunque un problema, perché se tu non utilizzi mai l'altro piede, sei comunque vulnerabile, perché sei prevedibile più che altro. Perché chiaramente l'avversario più o meno sa quello che devi fare. Se utilizzi entrambi i piedi, come per esempio fa Isaksen, questo ti permette di essere molto più imprevedibile. L'avversario non sa mai se vai a destra o a sinistra, perché tanto tu sai usare indifferentemente entrambi i piedi. Ma questo è un discorso complessivo che non riguarda solamente Isaksen, non riguarda solamente le ali o gli attaccanti, volendo anche i terzini, volendo anche i centrali, i registi. Chiaramente sapere utilizzare bene entrambi i piedi è fondamentale. Diciamo che Isaksen,
spesso, è vero nel 4-3, però spesso si trova in questa zona di campo. Tante volte l'abbiamo visto col pallone lanciato, e lui che andava in profondità se lo portava in avanti e quindi andava a segnare. Quindi aveva delle praterie in Danimarca che chiaramente poi in Serie A non ha, difficilmente avrà, insomma, ce ne saranno poche di occasioni del genere. Lui, come detto, appunto, oltre alla qualità di avere entrambi i piedi, di saper utilizzare entrambi i piedi, è anche un giocatore che, appunto, quando in questi casi qui, per esempio, con l'avversario che lo affronta, sia per il discorso di saper utilizzare entrambi i piedi, sia per una qualità di dote di fantasia che ha nel giocare, quindi è veramente imprevedibile anche per quel motivo, anche lui proprio come qualità è proprio un giocatore di estro, di fantasia, quindi magari ti fa una giocata in cui riesce a o una Veronica o un dribbling secco, spostando magari da una parte e poi puntando il fondo, quindi facendo fuori il terzino avversario, comunque il centrale avversario, anche con facilità. Quindi diciamo è un giocatore, secondo me, di grandissimo talento. Forse, nonostante abbia segnato veramente tanti gol l'anno scorso, però appunto in Danimarca, forse in alcuni casi non è molto concreto, è un giocatore che spesso si, non dico che si specchia, ma comunque tende a fare appunto, come abbiamo detto, in questa giocata qui, magari lui va sul fondo, ma poi non la mette bene, oppure non la mette al momento giusto, perché poi se pensiamo a una difesa classica, comunque stanno abbastanza sistemati qui, e magari qui facciamo conto che sia immobile, magari c'è questo momento qui in cui Immobile è dentro l'area e superando tutti gli avversari, magari non sulla linea del fuorigioco, ovviamente, in questo momento lui la dovrebbe passare. Lui tendenzialmente tende a fare quel passo in più e magari arriva qui, tornano i difensori in difesa e in questo momento qui il passaggio viene intercettato, perché vedete la palla finisce qui e probabilmente uno dei due centrali lo blocca e quindi Immobile, la palla non arriva Immobile. Questa, diciamo, è un'ipotesi di azione della Lazio. Quindi, diciamo, secondo me lui dovrebbe essere un pochettino più concreto nelle scelte, più veloce nelle scelte. Ed è strano perché comunque un giocatore con le sue qualità tecniche, normalmente le ha queste qualità e questa velocità di pensiero, che in molti casi appunto nel dribbling lo ha, però nel passaggio, magari nel tiro, se arriva qui e deve tirare, a volte tira così non con precisione, perché tira magari anziché tirare da qui dove magari è troppo defilato e quindi sarebbe facile per il portiere, oppure viene un tiro che va fuori, dovrebbe fare quel passo in più e tirare, appunto avendo entrambi i piedi potrebbe fare il tiro a giro così, oppure un tiro sul primo palo. Questo ogni tanto l'ha fatto, per esempio un giocatore che spesso tende, proprio per il discorso che vi dicevo prima, sa utilizzare entrambi i piedi, quindi anche qui il portiere sa che comunque si può attendere il tiro a giro di qua oppure il primo palo, un tiro sul primo palo alla Dybala che spesso fa questi tiri sul primo palo che sorprendono i portieri, lui lo sa fare. Però come detto, in questa occasione qui, spesso lui, anche se non è bloccato, prende e tira lo stesso. E magari viene un tiro non buono, quindi diciamo, secondo me è l'unico discorso su cui deve lavorare parecchio, e lo stesso Sarri, lo staff della Lazio, devono lavorare soprattutto sul discorso del migliorare i tempi delle scelte, perché per il resto, insomma, non so se l'avete visto l'anno scorso in Europa League, in Conference, però insomma, se lo avete visto in qualche occasione, è un giocatore che tecnicamente è molto valido, però questa possibilità di errori nelle scelte può penalizzarlo, perché comunque poi alla fine è molto bello il dribbling, è molto bello andarsene in velocità e tutto, ma poi alla fine contano i gol o gli assist.
E quelli li devi far saper fare, li devi fare nel momento giusto, per essere ovviamente efficace, devi tirare dal posto giusto nel momento giusto, oppure devi passarla nel momento esatto al tuo compagno, che possa essere Immobile, Felipe Anderson, Zaccagno, o magari un Luis Alberto che si butta in inserimento, Camada, quindi comunque di giocatori la Lazio ne ha. Secondo me questo difetto, perché comunque è un difetto dal punto di vista proprio tattico, calcistico, lo potrà migliorare, perché comunque è una dote che spesso è innata, quella di avere una velocità di pensiero, una qualità nelle scelte perfette, però è anche una dote che si allena, si può migliorare allenandosi, quindi io penso che possa tranquillamente migliorare in questo aspetto. Diciamo che Isaksen, io credo, soprattutto da noi almeno che è listato centrocampista, può essere in quel caso lì un settimo ottavo slot, perché normalmente probabilmente avete un centrocampo con 8, con 6, con 5, 6 titolarissimi, e ci potete buttare un Isaksen che comunque non è titolare, perché Felipe Anderson e Zaccagni sono, c'è anche Pedro, sono giocatori conclamati insomma nella Lazio, però appunto giocando il campionato, giocando la Champions, lui comunque avrà spazio, e secondo me durante l'anno potrebbe averne molto di più, convincendo Sarri a metterlo qualche volta titolare al posto diciamo, dei due titolarissimi fissi che difficilmente lui cambia. Quindi diciamo un settimo, ottavo slot, secondo me può essere una buona scelta. E dopo aver presentato anche Isaksen, il video finisce qui, vi ringrazio di avermi seguito, come detto appunto se mettete un like è sempre ben accetto, iscrivetevi, perché datemi, come dicevo all'inizio, anche qualche consiglio o qualche idea vostra su che cosa volete vedere sul canale, oltre alle live, vi prometto che ne faremo abbastanza, perché mi piace interagire e quindi cercare di aiutarvi anche dal punto di vista fantacalcistico, o di parlare di calcio con voi, perché è sempre piacevole magari parlare per un'ora con tutti voi. E quindi penso che ci possiamo vedere tranquillamente al prossimo video o una prossima live. Ciao e grazie a tutti. Ciao.